Oggi è mercoledì, dobbiamo fare un po' in silenzio perché stanno ancora dormendo tutti. Nel frattempo noi ci prepariamo colazione. Sono le 2 del pomeriggio, vabbè, siamo già in Italia, abbiamo fatto un po' di festa con alcuni ragazzi e ragazze di Firenze, è stato molto divertente perché alla fine eravamo più italiani che spagnoli con la discoteca. Io ho malissimo il piede sinistro, non so perché, ma ieri secondo me ho preso una storta, ho fatto qualcosa, ma ho malissimo il piede sinistro. Adesso andiamo a prendere le bici e let's go al mercato, vediamo com'è. Si fa un passo normale di camminata, ci vuole secondo me un'oretta per visitarlo tutto. Cioè sì, principalmente c'è cibo, quindi molte bancarelle si ripetono, però in realtà tra il cibo ci sono anche diverse bancarelle di artigianato, si chiama forse, dove artigiani appunto realizzano delle, come li vedete nei video, dei piccoli vasetti, piuttosto che o li realizzano o li comprano, non so, non ho più pallida idea, non chiedetemi. E dopo il mercato siamo andati a visitare quella un po' la città. Arrivo a metà colonna e la sala è gigantesca, una figata assurda. La pausa fine il bagno e si inizia la visita del giardino di Montfront. Raga, mi ci ha preso tutte le bici. Perfetto. E alle 9 dobbiamo essere a mangiare cena. Sono le 8. Ancora arrivare a casa, lavarsi e partire. Ce la faremo? Non lo so, ma è dubbio, ci proviamo. E giovedì insomma mangiamo colazione, poi partiamo per le emisferiche, oggi vogliamo anche il museo delle scienze, facciamo il brunch, che è una cosa tipica che si fa qua, non lo so, e in più stasera invece faremo cena in spiaggia e staremo in spiaggia, vediamo come va la giornata, io vi porterò con me ovviamente come tutti i giorni. Ecco, una cosa strana è che qui ci sono le bottiglie da 6-8 litri, non so perché da noi non ci siano. È tutto legato a virus, patologie eccetera. È interessante, ci sono diverse cosine che si possono fare. Seconda zona invece è legata alla musica. Per fare la pasta al forno bisogna pregare mattino e sera, bisogna correre e bisogna... E quindi dovete divertirvi. Grazie. Prova questo. Il museo delle scienze è concluso. Bello, c'era un botto di roba interessante, poi c'era appunto come dicevo prima diverse cose interattive. È abbastanza grande, no, veramente era enorme, però vabbè, la struttura è una figata. Scusate se ho gli occhi chiusi ma non vedo una mazza perché il sole batte sul pavimento e mi riflette tutto in faccia, infatti non resta negli occhi aperti. Appena concluso il film L'Hemisphérique, è un'esperienza carina, anche perché il film è su tutta la parete
Era strano da un certo punto di vista. L'unica pacca erano forse le cuffie, che erano uno schifo, cioè non si sentiva una mazza, era abbastanza marce. Però per il resto abbastanza carino, e anche la storia è interessante perché parlava di alcune scoperte che poi dopo sono arrivate anche da Darwin. Ora si va a mangiare in spiaggia forse e poi vediamo. No, ora si va in spiaggia. Vabbè, ora si va in spiaggia, mangiamo e poi dopo andiamo a dormire. Grande serata. Raga, dopo un'onesta colazione, visitina allo stadio del Valencia. Ci stava, non sono mai andato a vedere uno stadio, quindi non so nemmeno cosa aspettarmi, cosa c'è da vedere, cosa no. Sicuro, ok, la struttura in sé, ma ci sarà raccontata anche la storia del Valencia, poi non ho un paio di idea di cosa ci sia appunto nello stadio, quindi non so quanto durerà la visita di tutto, ma sono curioso, dai, una cosa un po' nuova da vedere. Ottima prestazione oggi. Prestazione ottimale, abbiamo giocato abbastanza bene, è un gioco lineare, abbastanza onesto, e direi che per oggi abbiamo dato il massimo. Lei gioca con la bandana? Io gioco con la bandana tutte le partite. Cazzo ride. Scusi. L'anno scorso ho fatto all'incirca una partita, è un allenamento e basta. Molto bene, la ringrazio. Cosa dire? Non lo so, nel senso che non essendo mai stato in uno stadio, qualunque cosa per me era nuova e quindi era molto bella da vedere. Fatemi sapere voi se avete già visto degli stadi, se vi è piaciuto oppure avete visto la prova più bella, però secondo me è interessante. Raga, oggi siamo di nuovo al Mercato Central e c'è tantissima gente in confronto alla scorsa. La scorsa volta. Sano melograno, non so, volevo provarlo, era un bicchiere. Molto easy, ce lo mangiamo, così per colazione. L'altro era migliore per la quantità di prodotti che aveva all'interno. Questo qua era, si sviluppava più sul lungo, mentre l'altro più sullo stretto e sul largo. Però a livello di materiali, e poi questo qua era carissimo, cioè raga. Questo vi saluto, noi ci vediamo forse oggi pomeriggio o stasera, e dove stasera maturamente andremo di nuovo a Marina Beach Club. Siamo tornati a casa, stiamo facendo gli zaini, mettendo tutto in valigia e speriamo che ovviamente non superare il peso, ce lo lasceranno passare, perché altrimenti sarà un gran casino. L'ultimo giorno e in realtà dovrei fare un tour della casa perché l'avevo fatto, ma poi dopo sono cacciato il video, qua l'entrata con un po' di specchio onesto, poi ci sono diverse stanze, la cucina, bellina. Ora è un po' sporca perché abbiamo... rifacciamo. Ora è un po' sporca perché abbiamo appena mangiato, poi qua c'è tutto il salottino onesto, dove mangiavamo pranzo, e come vedete abbiamo appena finito, televisore mai visto. Passiamo alle altre stanze. Le stanze, qua è veramente un macello. Comunque la camera, una prima camera da letto, seconda camera da letto invece dall'altra. Facciamo direttamente una piazza in mezzo molto molto potente. E infine, per concludere, abbiamo il bagno, che ho già attendere che come la doccia, onesto. E la nostra stanza, bellina anche questa, dormita. E il nostro ricordino per il nostro caro One, ci sono tutte le nostre cosine dei gavetti Kinder. Comunque ne manca una di sorpresina, non so quale sia. Il programma della giornata è tornare, andare in aereo, fare il check-in e tutto quello che c'è da fare. Poi dopo, in realtà il check-in abbiamo già fatto perché altrimenti si paga di più, non so perché. E tornare, andare a Bergamo ed infine prendere, andare a sushi e concludere la settimana di vacanza. E poi si ritorna, ci sono diversi progetti in mente, alcune belle custom, altre cosine di cui vedrete quest'inverno e questa primavera. E basta, ora ce ne andiamo, vedrete anche la reaction al viaggio di ritorno perché il viaggio di andata è fallito miseramente.
Io... di ritorno, abbiamo appena finito il sushi, era buono? Dai. Molto buono. Adesso ci ritorniamo a casa, abbiamo 3 ore di viaggio e let's go everybody. Ultimo salto in autogrill, ultima fermata e poi mi rivedete in studio. Il viaggio è concluso, sono ovviamente triste perché da una parte finisce un qualcosa che ogni anno ormai c'è, è presente, mi fa stra bene perché effettivamente mi fa star bene. Sto prendendo anche delle caramelle. Io ovviamente consiglio a tutti coloro che hanno la possibilità o nel caso in cui avessero la possibilità di provare a fare questo tipo di gite, tra virgolette, vacanze. Ora, vloggare o non vloggare, quello sta a ogni persona. Io vloggo perché effettivamente poi mi metto sul canale, mi piace raccontare, mi piace dire quello che faccio, allo stesso tempo poi tenerlo anche lì come pacchetto di ricordi. Con questo io spero che i 2 video delle vacanze vi siano piaciuti. Noi ci vediamo come al solito a un prossimo video, quando non so ancora, in realtà ho già in mente un progetto ma devo ancora iniziarlo, devo ancora fare tutti degli acquisti particolari. In più in questa vacanza ho acquistato dei materiali da disegno che vedrete molto probabilmente in un video e quindi il vero che tutto questo lo sto facendo tipo verso mezzanotte, ora sono tipo 1:30 di notte. Bene, ci vediamo direttamente a casetta. Saluto. Bella raga, eccoci qua in studio, finalmente siamo arrivati, in realtà è già passata una settimana circa, ho già caricato praticamente i video, sto realizzando questa conclusione del secondo video, spero che vi sia piaciuta innanzitutto la divisione in modo tale che non fosse troppo pesante, troppo corposo un solo video, ma fosse ben bilanciato con 2. Per quanto riguarda il viaggio è stato devastante, c'è tanta roba, ci voleva una mano dal cielo per una pausa, allo stesso tempo spero che anche i vlog vi siano piaciuti, è stato tutto un insieme di esperienze che secondo me è stato anche bello farlo vedere e raccontarlo. Con questo noi ci rivediamo al prossimo video, state pronti perché stanno arrivando grosse novità, grossi video, grandi cosine organizzate. Nel frattempo sta partendo la premiere dell'altro video, però infatti sto guardando se tutto sta andando per il meglio, ma dovrebbe andare abbastanza bene. Buona giornata e bella, non so come concludere, sto guardando la premiere dell'altro video, vabbè avete capito, vabbè, un saluto! Ora il problema è, come faccio a fare un post credit se i 2 video potrebbero sostituirsi uno all'altro? Allora devo fare un video, ma uno devo farlo uscire in una determinata data perché sarà importante, mentre l'altro può uscire quando voglio. Il problema è che devo realizzarli entrambi in ottobre e sono 2 progetti parecchio grossi. Come farò? Non ho più pari idea. Consiglio?